Alfonso Signorini, cosa farà con Giulia De Lellis al GF VIP?. Giulia De Lellis contro Signorini, l'opinionista cambia strategia al GF VIP 2. Alfonso Signorini è tornato a parlare ieri di Giulia De Lellis all'interno del suo programma Casa Signorini. L'opinionista del Grande Fratello VIP ha ospitato nel suo salotto la showgirl Valeria Marini, le sorelle Buccino, Camilla Mangiapelo e Valentina Vignali. È stata proprio la bionda ex concorrente del GF VIP a rompere il ghiaccio e affermare che la fidanzata di Andrea Damante è proprio una stratega, in quanto il suo obiettivo sarebbe quello di provocare e continuare il direttore di Chi, che puntualmente casca nella sua trappola. Un'altra ospite di Signorini ha poi dichiarato che bastava semplicemente che chiedesse scusa e tutto sarebbe finito nel migliore dei modi, mentre la Buccino ha concluso dicendo che una persona intelligente non dice quelle cose e non si comporta in quel modo. Tutte e tre le ragazze hanno quindi appoggiato l'opinionista che durante l'ultima puntata del Grande Fratello VIP ha duramente discusso con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo aver sentito le parole delle sue ospiti, Alfonso è però giunto ad una conclusione, prendendo una decisione drastica che metterà in atto durante la prossima puntata in diretta, ecco quale. Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini e la decisione su Giulia De Lellis. Signorini ha infatti affermato che non vorrà più dare importanza a Giulia De Lellis al Grande Fratello VIP. Precisamente, l'opinionista ha dichiarato. Ma vedete? Siamo qua ancora a parlare di quella. Alla fine non parliamone proprio perché possiamo dire un sonoro chi se ne frega. Sarà questa la mia strategia dalla prossima puntata in poi. Per me sarà trasparente. Proprio perché ho deciso di non darle luce occupandomi di lei. Non mi interessa. La decisione presa dal direttore di Chi è stata accolta positivamente dalle ospiti di Alfonso, le quali lo hanno applaudito in seguito a tali parole. Insomma, nonostante Valeria Marini abbia più volte espresso la sua simpatia nei confronti di Giulia, anche lei ha concordato che il comportamento della De Lellis sia da punire. A casa Signorini si è parlato inoltre anche del rapporto tra Cecilia Rodri con accento acuto Guez e Moser, molti hanno affermato che tra i due potrebbe davvero essere nato davvero qualcosa, insomma, come la prenderà Francesco Monte dopo aver saputo tale news? Inoltre, Alfonso ha smentito la storia d'amore che ha avuto con Cristiano Malgioglio, dichiarando che il cantautore si sarebbe inventato tutto.